anni. Rieccoci insieme, stiamo parlando di calciomercato e stiamo parlando con Michele Barili di Antonio Conte, perché diciamo che Michele è uno dei suoi migliori amici baresi, l'hai frequentato Antonio Sì, Conte. ci sentiamo spesso, ci frequentiamo comunque. Come sta? Sta bene. Si informa e chiede sempre sul Bari perché lui è particolarmente legato a Bari, questa situazione sicuramente la patisce. E certo, c'è la sua bella gatta da pelare a Torino, non di poco conto, però insomma, i risultati gli Però la stanno dando trasformazione ragione. della Juventus in 3 mesi è clamorosa, a mio Clamorosa, avviso, è sì. clamorosa, la Ma mentalità, vedi eh. la mentalità del gruppo, la mentalità vincente, ecco, quello che sicuramente c'è bisogno per poter ambire a certi traguardi. Peraltro è una cosa che rimane nei giocatori, perché a mio avviso il primo Bari di Ventura aveva ancora la mentalità di Conte e il Siena di Sannino, che pure è un grande allenatore, a mio avviso, però gioca con la bava alla bocca come voleva Antonio Conte, cioè ti rimane un po' fondamentalmente, è un insegnamento Non che ti per resta. fare, non per fare una critica, però io dico sempre, il primo anno noi, che abbiamo fatto ad alto livello, noi l'abbiamo fatto perché c'è sicuramente l'entusiasmo ovviamente della promozione Serie A dopo 8 anni, ma anche perché c'era un lavoro pregresso. Infatti il secondo anno, secondo me, che doveva venire fuori l'impostazione un attimino di Ventura, poi ne abbiamo pagato le conseguenze, in effetti da dopo Napoli-Bari, io me lo ricordo come se fosse oggi, esclamazione, questo è il calcio, abbiamo patito tutti i nostri È problemi. finita. C'è un amico in linea, pronto? Ciao, Enzo, Sergio, Ciao ciao. Sergio, Sergio Sisto. Un Sergio, abbraccio, Sergio. ciao. No, quando sento parlare di Antonio, sento parlare di Antonio, confermo ciò che ha detto l'amico perché anche io mi sento spesso con lui. Anzi, io ti chiedo pubblicamente scusa perché non sei venuto, diciamo, l'anno No, 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 prossimo. ci avete tenuto innanzitutto per onorare la memoria di tuo figlio. Esatto. E poi per avere il piacere di trascorrere una giornata con Antonio Conte, Esatto, però obiettivamente. siccome è un fatto molto intimo, ho Sì. sempre evitato che venissero. Certo. Senti, Antonio, io ho conosciuto Volaric Sì, Luciano, sì. l'anno scorso, e lui era molto amico di Antonio, e venne insieme a lui, e lui me lo presentò, disse: Sergio, guarda, siccome noi dopo abbiamo l'abitudine di andare a cena insieme, mi portò questa meravigliosa persona che non avevo conosciuto prima, conoscevo di nome, così, e disse: posso portare due amici miei? Ma forse stava anche C'ero io, questo. c'ero io. Bravo, c'eri tu, Nell'osteria in c'ero via Camillo Rosalba, giusto? io. Esatto, Esatto, che c'era Sebastiano Somma, Sì. e poi tutti quelli dell'area amara, tutti i miei amici. Va bene, dai. Volaric mi è dispiaciuto molto. Confermo, io con Antonio mi sento ogni tanto. Sì. E lui infatti segue moltissimo il Bari e le sorti del Bari. E mi chiedeva se andava allo stadio, ma sono un po' di anni che non va. Seguo comunque il Bari in televisione perché ho l'abbonamento con Sky. Va bene, Sergio. Va Ok, bene, grazie per la grazie, tua un telefonata. abbraccio a tutti quanti voi. Grazie Ciao per la tua Sergio, ciao. telefonata. L'allenatore, la mentalità vincente, tu sei un coach, cioè uno deve preparare comunque il singolo, tu prepari il singolo, questi preparano la squadra. Cos'è importante trasmettere nella testa degli atleti, Luciano, in particolare? Prima di tutto dare fiducia all'atleta, proprio in base a quello che poi l'atleta sa fare. È chiaro, se uno non sa tirare il gancio sinistro, è inutile che insisti a fargli tirare il gancio sinistro, fargli tirare il destro che magari è il colpo che lui sa tirare bene. Così è negli sportivi, nei giocatori, in tutti gli sport c'è chi ha un talento e chi magari pecca in altre cose. Allora bisogna cercare di andare a trovare il suo talento e magari farlo fruttare. Quello è importante. E poi cercare di dare sempre importanza al ragazzo, allo sport, allo sportivo, a chi si fa i sacrifici, perché per fare lo sport non è facile, poi a quei livelli lì si suda e quindi bisogna prima di tutto anche responsabilizzarli, perché poi è chiaro, Però quando loro farli sentire importanti. fare certamente, è molto importante, molto C'è un altro importante. amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Paolo, Ciao buonasera, Paolo, ciao saluto caro. i tuoi ospiti. Ciao. Ciao. Niente, Enzo, vorrei una Oggi le cucca. telefonate sono tutte un po' gracchianti, però almeno la vostra voce arriva chiara. Sì. Niente, Enzo, siccome che io sono uno che mi piace il calcio, però Sì. non mi piace Zeman, ma non perché non sa allenare, perché ho allenato tutte le squadre che noi non amiamo, il Pescara, il Foggia, però ciò che ha fatto Antonio Conte in 3 anni in Serie B,
con Bari, Siena e Arezzo. Sì. In 30 anni non credo che le ha fatto in queste due promozioni. Grazie. Va bene, quasi infallibile Conte, insomma, a meno che i giocatori non gli giochino contro, come è accaduto a mio avviso a Bergamo per certi versi. Allora, pallavolo, le nostre ragazze della prima donna Bari Volley hanno perso in casa contro il Molfetta, sconfitta 2-3, che se non altro porta un punto in, in classifica. Però insomma c'è rammarico per un'occasione sprecata. Sentiamo un'intervista al tecnico Roberto Brattoli. Mister Brattoli, nel quarto set sembrava quasi fatta con la prima donna Bari Volley avanti di 6 lunghezze e Molfetta che sembrava in confusione tattica. Poi cosa è successo? E poi abbiamo avuto la presunzione di pensare che la partita fosse già terminata. È accaduto in Coppa Italia, stessa situazione, anzi in Coppa Italia avevamo di 16-8 e abbiamo perso di nuovo il quarto e la partita. E stasera è accaduto lo stesso, 16-10, abbiamo perso il set, il quarto, la partita. E purtroppo si riverificano delle situazioni di atteggiamento mentale in cui ci accontentiamo troppo facilmente e pensiamo troppo in anticipo alla partita sia chiusa. Come trovare la continuità di rendimento che fino a questo momento sembra essere ciò che manca in questa squadra? Ma la consapevolezza che noi non siamo una squadra di primissimo livello, ma non siamo una squadra scarsa, siamo una squadra buona, ma che per vincere deve essere presente tutta la gara, lottare palla su palla, punto su punto, non dare mai nulla per accettabile, facile e scontato. È solo questione di mentalità. Prossima partita in trasferta con il San Pietro Vernotico, occasione per il riscatto? Ma ogni partita per noi deve essere un momento di riscatto, è un altro derby, ma questo deve soltanto stimolarci. Il problema è che noi dobbiamo pensare più a noi che agli altri. In questo momento noi quando giochiamo bene, come sappiamo, teniamo sotto tutti. Rieccoci insieme, mentre per gli appassionati di pallacanestro, per chi ci segue in diretta vi invito a seguire alle 15.30 l'ultima gara interna del Leomatic Cus Bari. Mi raccomando, è una bellissima partita, forza Cus Bari. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Massimo. Ciao Massimo, ciao. Un saluto ai tuoi ospiti e di particolare Michele, ciao, grande ciao, tifoso del Bari. Ciao Massimo. Volevo dirti Enzo, due cose, due domande. Prima di tutto, se non ritieni che Cepitelli sia più funzionale di Dos Santos centrale insieme a Borghese per quanto riguarda il reparto arretrato, e poi se ritieni, o può anche essere, che Galan e Albaduro secondo me saranno gli acquisti azzeccati di gennaio per darci quel tasso in più di qualità che serve a questa squadra. Ciao. Grazie, beh io devo dirti, per me Clayton anche per esperienza è inamovibile nella difesa del Bari, se la giocano Cepitelli e Borghese, se vuoi sapere la mia. Per quel che riguarda invece Galano e Albadoro, io ho molta fiducia, Galano sa come si gioca con Torrente e Albadoro mi hanno sempre detto che è un ragazzo estremamente interessante, è uno dei migliori del Juve Stabia lo scorso anno, bisogna vedere come avrà recuperato l'infortunio, però mi sembra che insomma possa essere io sono convinto che magari a gennaio possa tornare anche Castiglio, non so perché alla fine potrebbero reintegrare lui che continua ad allenarsi, se non possono prendere un altro attaccante a mio avviso il Bari penserà per un istante a Castiglio, però staremo a vedere. Stop, proprio 30 secondi a testa, cominciando da Luciano Navarra. I programmi in questa palestra. Oh, tu avevi la ragazza che doveva fare il titolo italiano. Sì, abbiamo partecipato ai campionati italiani, purtroppo è andata male, ma questo non significa niente, perché continua, una ragazza di 20 anni che ha bisogno di avere anche le sue esperienze. Speriamo che si vengano a iscrivere altre ragazze che fanno pugilato, in modo che così abbiamo modo di scambiare un po' i colpi fra loro, perché è molto importante l'allenamento, perché noi ci possiamo allenare, però sì, magari ci molti genitori stanno dicendo io vorrei mandare il figlio da Luciano Navarra, ma se poi mi torna ammaccato vogliamo dare delle garanzie a chi, non dico delle garanzie assolute, perché ma guarda, ma migliore esempio di me, io ho fatto per oltre 20 anni il pugilato, ringraziando Dio sto ancora qui, ci ragiono ancora, e poi non è vero niente di tutte le cose che si dicono del pugilato. Vabbè, al De Palma Sport fate una chiacchierata con Luciano Navarra e magari vi convincerà. Invece diamo l'appuntamento preciso per gli amici di Luciano Volari, che non solo gli amici, anche quelli che magari attraverso l'esempio, il segnale di chi giocherà, ricorderanno uno splendido ragazzo. Domenica, di Cagnabrescia. Istituto di Cagnabrescia,
dalle ore 10 alle ore 12 ci sarà il triangolare al quale parteciperai anche tu come, con la tua partecipazione attiva, e nel corso della manifestazione provvederemo anche a una raccolta fondi. L'anno scorso abbiamo raccolto circa 19.000 euro che abbiamo dato in beneficenza all'AIRCH, all'AVO e alla Pleti. E tra l'altro per la manifestazione dell'anno scorso io e la sorella di Luciano andremo l'11 venerdì prossimo, saremo ospite del Presidente della Repubblica perché ci sarà la giornata nazionale della ricerca sul cancro. Va bene. Domenica prossima alle 10, Istituto di Cagnambrescia. Grazie ai miei due ospiti, grazie anche a voi, a domani col Bianca e Rosso TV Sport. Ciao. Ciao.